Avevo perso l'intervento che ho fortunatamente ritrovato, ma la possibilità anche di ascoltare gli altri mi fa fare due premesse, perché a me forse non mi scandalizza se uno cambia idea, e parlare di rispetto del mandato elettorale. Adesso non ricordo quale sindaco era stato mandato a casa, oppure capita che il primo bilancio possa essere approvato con 8 astensioni o degli emendamenti della maggioranza. È capitato nella scorsa consiliatura, per quanto mi riguarda non mi spaventa, non mi chiedo scusa, un po' di silenzio per favore, a differenza di quanto pare meravigli a qualcuno che però ha subito queste cose. Noi oggi siamo chiamati ad esprimerci su un documento che è sì materia del Consiglio Comunale, ma è prerogativa della maggioranza. E io credo che voi avete pienamente assolto a questa prerogativa. Il DUP è stato a disposizione cartacea dei consiglieri comunali per circa una settimana, però la verità è che non c'è stata discussione. Siete maggioranza, l'avete detto più volte, anche se qualcuno prova poi ad aggiungere qualche parola come confronto o discussione. L'avete dimostrato, però io penso che in questo DUP questa maggioranza aveva la possibilità di differenziarsi da chi l'ha preceduto, ma ha preferito non farlo. Noi di Pozzuoliora avremmo fatto diversamente, lo diciamo senza nasconderci dietro un dito. Il nostro è un modo diverso di agire. Avremmo aperto al confronto, alla discussione, anche serrata, anche infuocata, ma per noi di certo il DUP non è soltanto un foglietto di carta obbligatorio per legge, ma è un'occasione per la politica di discutere di temi e provare ad amministrare una città nel più ampio interesse dei cittadini. Ma, come dicevo, a me certe cose non mi meravigliano. Penso che per molti di voi la scuola sia stata quella. Non è colpa della maggioranza che siede in questo Consiglio Comunale, sicuramente, inteso come assise di 24 consiglieri, ma la scuola, dicevo, è quella. Nessun confronto, nessun dialogo, io comando, io decido, senza nemmeno ascoltare gli altri. Molti di voi sono entrati a fare i consiglieri comunali con questa concezione. Io credo che in questo clima ci siano dei capi bastone della politica che stanno decidendo, e la stragrande maggioranza di voi si sta lasciando trascinare, prendendo in ostaggio la città. Non conta più l'idea, non conta più cosa pensi, cosa vuoi fare o quali sono le tue proposte. Conta solo dove sei seduto, che casa hai, sei quella della squadra di casa o sei quella della squadra avversaria. Che c'è chi vuole, con la propria presunzione, rendere i cittadini tifosi dell'una o dell'altra parte. E a quelli come noi, che credono che in politica valgano le idee e la coerenza, chiedo di non lasciarsi trascinare su questo terreno, che sieda tra i banchi della maggioranza o in quelli dell'opposizione. Ma questo DUP, secondo me, certifica una vostra difficoltà, quella di discutere, quella in parte di saper amministrare, perché avete messo e scritto tante belle parole, ma in un anno non avete prodotto un granché. La Giunta, forse, Sindaco, queste voci ti arrivano non solo dall'opposizione ma anche dalla maggioranza, è completamente assente. Fu detto a qualcuno una volta: ci sarà una giunta di alto profilo, ma non me ne vogliano i validi professionisti che siedono nei banchi della giunta, saranno sicuramente dei validi professionisti nel loro lavoro, nei loro ambiti, ma l'arte del governo è un'altra cosa. Su Rione Terra non mi voglio dilungare più di tanto, perché penso che questa maggioranza poteva fare tanto e non ha fatto. Ha dato un grande segnale con un primo atto in Consiglio Comunale, ma un anno noi ad oggi ancora stiamo aspettando. Perché se la vostra valorizzazione va nella strada
di come avete inteso valorizzare il percorso archeologico del rione Terra non è la nostra, è il nostro concetto di valorizzazione. Mi preoccupa il fatto che citiamo una fondazione di partecipazione e però non vedo riscontro all'interno del bilancio. Per adesso il rione Terra mi sembra più una casa privata di un assessore che secondo nessuna programmazione, secondo nessuna visione d'insieme, decide chi e cosa deve fare sull'antica rocca. Una sorta di assessore da anni 80, anni 90, e quegli anni secondo me sono finiti da un pezzo, ma sia chi ha qualche capello in bianco, bianco in più al mio, sia chi ha qualche capello in meno al mio, avrebbe potuto prendere il meglio da quella classe dirigente, il confronto, la sana discussione, lo studio degli atti, la programmazione. Invece dal lato della maggioranza e dal lato dell'opposizione si è preso forse il peggio di quegli anni 80 e 90. Cooptazione, forzature normative, spreco di denaro pubblico e il principio che qualsiasi proposta venga dall'altra parte politica non si deve fare, altrimenti si dà visibilità all'opposizione. E questo non basta che sia una buona proposta per prenderla veramente in considerazione, ma gli anni 80, forse per chi conosce la politica cittadina meglio di me, anche gli anni 90 della politica di questo territorio, vi hanno lasciato un altro virus, la concezione dell'avversario come colui da abbattere, non sul campo delle idee, non sul campo del confronto, ma sul campo della sua vita privata, scavando tra le carte, cercando il cavillo burocratico. Una richiesta col cuore a queste pecore vestite da lupo, a questi giustizialisti a fasi alterne, agli amanti della legalità formale, ma che via di pari passo a seconda dal banco dove sei seduto. Ritiratevi a vita privata. La città ha subito però troppi anni le vostre prepotenze. Mi dispiace perché nel DUP avete parlato di smart city, bike sharing, è un'idea pienamente condivisibile, però mi tocca ancora sottolineare che mesi fa ho fatto una proposta in commissione sul car valet che non è stata presa in considerazione. E io lo so bene che voi non l'avete fatto perché non condividete la proposta, perché la proposta l'abbiamo condivisa, l'abbiamo approvata in commissione, ma non l'avete fatto perché ho fatto il reato di lesa maestà, mi sono alzato in consiglio comunale e ho sollecitato la maggioranza su questa cosa. Sui beni archeologici apprezzo quello che è stato scritto, anche se credo sia stato scritto in maniera capestre, e considerato che veramente noi di Pozzuoli Ora non dobbiamo nasconderci dietro un dito e crediamo veramente che la politica sia condivisione di idee e di confronto, io vi ricordo che avevo chiesto di partecipare a quel dibattito, al sano dibattito che ci doveva essere sulla gestione dei beni archeologici, sulle idee, perché ritengo che nessuno, a prescindere se è prerogativa il DUP della maggioranza, ma ritengo che nessuno mi possa togliere dalla testa che l'idea e le proposte vengono prima di tutto. Però anche qui invece avete preferito provare a prendere un'idea, scriverla in maniera che secondo me non la capirebbe neanche un bambino e metterla nel DUP. E ancora una volta il problema è sempre di chi lo propone. E questa è una cosa che per chi come noi pensa che la politica sia confronto, discussione, non fa bene al sano dibattito. Sulla ex sovere invece ci trovate distanti, lo diceva prima di me il consigliere Maione, perché riteniamo che attivare il progetto per porzioni, come scrivete, nei fatti significa iniziare a costruire, non secondo un disegno complessivo, ma fare quello che per primo, far fare al privato quello che per primo può farlo speculare. E il nostro piano regolatore
lo dice senza esitazioni. Ci vuole una, non esiste senza il rispetto dell'intera zona e non sono garantiti nel caso i parametri minimi di opere pubbliche e bonifica del territorio. Ricordo ancora non solo lo scritto di Manlio Rossi Doria quando parlava dell'Italia, ma ricordo anche un altro professore a me molto caro quando mi spiegava la teoria della polpa e dell'osso, con il rischio che c'è su quella zona di lasciarci l'osso al pubblico e fare in modo che la polpa la prenda il privato. Io penso che sulla Prismiana dobbiamo fare un'operazione di verità, come vi piace dire, dite ho fatto vero, qual è? E secondo me si deve aprire la discussione in città sulla ex Sofer, perché se la Prismian ha intenzione di investire in quella zona che ha lasciato morti sul nostro territorio, ma è stato il cuore pulsante della nostra economia cittadina, è giusto che la discussione si apra con franchezza con una parte della città, perché se c'è un colosso come la Prismian che vuole acquistare tutto, noi dobbiamo discutere di questo e dobbiamo parlare il linguaggio della verità. Sulla linea di costa mi dispiace, ricordo un post del sindaco Manzoni al ballottaggio, bandi e aumento di spiagge libere. Sindaco, gli impegni presi al ballottaggio si mantengono. E sono d'accordo anche su quello che dice qualche altro consigliere. I cancelli vanno abbattuti, ma vanno abbattuti anche le fioriere e i plexiglass che vengono messi al posto dei cancelli. Sulle politiche giovanili, le fioriere e i plexiglass che impediscono l'accesso, il punto non è se hai un cancello, il punto è se impedisci l'accesso, poi se ci metti la fioriera per farlo sembrare più carino, va abolito lo stesso. Sulle politiche giovanili io mi chiedo, e non ho visto nel DUP, ma voi siete a conoscenza del fatto che noi ospitiamo per un ciclo universitario intero oltre 200 ragazzi alle residenze universitarie di via Carlo Rosini? Cosa vogliamo dire a questi ragazzi? Chi ci è andato incontro a questi ragazzi? Quali sono le loro esigenze, considerato che un'ondata di nuovi ragazzi cambia di volta in volta l'avvolto della città? Sulla alternanza scuola-lavoro, e mi avvio subito alle conclusioni, io penso che voi siate fuori però dal mondo, perché basta ascoltare le proteste degli studenti fuori dalle sedi istituzionali per capire che quello è, non è altro che l'avallo di un modo e di uno sfruttamento sul lavoro. Concludo subito, e non per importanza, ma perché è un settore che mi sta particolarmente a cuore, con i servizi sociali. Io penso che abbiate una visione troppo miope dei servizi sociali, e me ne rendo conto, perché negli anni sono sempre stati appannaggio di una certa classe politica che ha utilizzato i servizi sociali quasi come il proprio comitato elettorale. Non solo non si è fatta una riunione con le organizzazioni che operano su questo territorio, come le associazioni di volontariato, le organizzazioni della cooperazione sociale, ma non siamo riusciti nemmeno a fare una sola iniziativa con i tanti gruppi formali ed informali che ci sono in città. E questo è un primo punto, perché io forse non concepisco proprio i servizi sociali come una direzione asettica, ma lo concepisco come un luogo di collaborazione e di rete costante. Deve nascere una casa delle associazioni Piazza De Curtis, ma anche qui non sappiamo niente. Mi dispiace perché nel bilancio non vedo quello che il governo ci ha comunicato o ha già deciso, che sono dei fondi per i centri estivi, nonostante, come mi aveva già precisato in altre sedi la dirigente, quei fondi possono essere inseriti all'interno del bilancio, considerando che il governo ha comunicato che sono campi estivi, ma forse si chiamano centri estivi, ma qualcuno che non fa politica ha deciso che devono essere dopo scuola e quindi non si fanno partire. Sono rammaricato perché non vedo una parola sulla lotta alla criminalità organizzata. Sapete bene quello che è accaduto negli ultimi tempi, l'ho detto prima, anche qui noi facemmo delle proposte, la shortlist del, sto concludendo Presidente, la shortlist
delle aziende che denunciano il racket, però non sono state colte. Inoltre, una sollecitazione al sindaco in prima persona. Abbiamo 7 beni confiscati sul territorio, di cui 2 pare siano stati assegnati. Io penso che lei debba sollecitare l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati per metterli a reddito. Chiudo veramente. Credo che noi sbagliamo visione quando esternalizziamo, come veniva fatto in passato, i servizi sociali. E lo esternalizziamo anche quando l'esternalizzazione significa soltanto assunzione di personale, cioè una cosa che può fare anche l'ente. Il nostro ente è carente di assistenti sociali, ma abbiamo pensato a fare, negli anni precedenti e adesso, centinaia di vigili urbani e pochissimi assistenti sociali. E questo mi sembra in piena continuità con i predecessori. Un piano di assunzioni che non prevede nemmeno l'assunzione di un assistente sociale quando ne dovremmo avere uno ogni 5.000. E chiudo, perché la logica barbara delle esternalizzazioni di questi lavoratori dei servizi sociali? Per una serie di motivi. Il primo è perché costa di più all'ente, perché se io ente assumo direttamente senza passare per l'organizzazione di cooperativa sociale risparmio soldi. Il secondo è che non sono garantiti tutti i diritti dei lavoratori. Parlateci con quei lavoratori. Non gli sono garantiti tutti i diritti, fosse solo per i ritardi nei pagamenti. E il terzo è che condanniamo questi lavoratori a una costante instabilità, perché sia chiaro, esternalizziamo 40 figure professionali che lavorano con costanza da anni sul nostro territorio, ma se domani a quel bando si presenta una cooperativa sociale che ha già in organico quelle figure professionali, noi dobbiamo salutare queste 40 persone e gli avremo fatto un doppio danno. Noi gli abbiamo garantito la continuità e non siamo stati capaci alla fine di tenerli, cosa che a mio avviso, secondo me, si potrebbe fare un concorso pubblico anche a tempo determinato, dando la possibilità a questi ragazzi di fare punteggio in altri concorsi pubblici perché sono stati assunti dall'ente. In conclusione, manca una seria programmazione, ma ha ragione il consigliere Villani. Io condivido il suo ragionamento, anzi mi aspettavo di essere l'unico e solo a votare contro sia al bilancio che al DUP, perché il proseguimento di quello che è già stato fatto. Io mi auguro che però voi apriate una fase seria di discussione e di confronto con tutta una parte dell'opposizione e della città. Non pensate che siete maggioranza e quindi avete tutto il peso, la misura e la qualità in abbondanza per fare tutto. Nessuno è sufficiente da solo e quando ci sono confronti e discussioni è sempre un arricchimento, come dice qualche consigliere comunale. Consigliere Volpe, per favore, deve concludere. Per noi la politica è confronto sulle idee, acceso ma sano confronto. Votiamo contrariamente a questi atti, ma quando capirete che per noi vale molto di più la proposta, l'idea, che il posizionamento, non sarà mai troppo tardi. Grazie. Grazie, consigliere Volpe.